grande abbraccio alla gente di mare, ai marittimi che in questo momento sono in navigazione un po' per tutto il mondo, e questa sagra è dedicata a loro. Qui, come tu dicevi, sin dall'inizio c'è la chiesa dei marinai, una chiesa del 600, e la tradizione marinaresca di Procida è ancora precedente al 600, e quindi di secolo in secolo cresce sempre, e ancora oggi io sono onorato di rappresentare questa bella comunità ricca di tradizione, di un'identità forte e ancora marinara. La sagra del mare non è una banalità, è la sagra che questo paese sente veramente. Mi ha fatto molto piacere ieri la partecipazione di tanti diportisti e tanti pescatori al momento per noi importante dell'omaggio ai caduti in mare che abbiamo fatto qui fuori la scogliera, e sono stato molto orgoglioso della mia comunità quando alla festa di Sant'Anna i ragazzi dell'Isola dei Misteri, che hanno costruito questa bellissima costruzione, sono stati generosi nei confronti dei loro concorrenti della barca di Forio in difficoltà e gli hanno prestato i loro mezzi. Sono stati premiati a Forio per questo loro gesto e mi rendono veramente orgoglioso di amministrare questo paese con questa comunità così generosa. Vero. Che lo ha dimostrato, come pure tu accennavi, anche con l'accoglienza che ha rivolto a queste persone che sono state in difficoltà nel mondo. Esatto. Noi siamo un popolo di mare e crediamo che il mare è un elemento che unisce. Esatto. I micenei 15 secoli prima di Cristo attraverso il mare sono venuti a Procida, poi ci sono venuti i greci, poi i procidani hanno iniziato a girare il mondo e hanno incontrato tutte le culture. E quindi questa è un'isola aperta, cosmopolita, è un'isola eccezionale.